La ciurma e benvenuti in questo nuovissimo video di Magic 2015. Continuiamo la campagna subito con questa missione nuova, Cursed Existence Within a Dark Cave, a Coven of Chanting Witches surrounds a skeletal being glowing with arcane power. You take a tentative step forward, all eyes fall on you. Accursed one, the leech murmurs, the killer of your kin haunts you, of your kind. Uno scheletro che ci vuole fare il mazzo. Tutti genti brutti proprio. Allora, vediamo un attimo. Mulligan, cos'è che... Beh. Allora, vediamo un attimo. Non mi piace, non ho mana, quindi tenderei a cambiarlo. Ho delle carte discrete come truppe, ma... No. Sentite, io farò una cosa, ma... Che forse non sarà carina, ma... Ricominciamo, sì. Bruttissimi, ma bruttissimi tutti e due, quindi direi meglio ripartire. Decisamente meglio. Ho due Assault Griffon che non posso giocare subito, ma spero di beccare qualche carta da giocare. Oppure posso passare a provare un'altra. Però mi sono uscite tante terre adesso. Rischio di non trovare niente di interessante. Però no. Non male. Questo cos'è? È un incantamento però. Questo è spettacolare, ma è troppo costoso e quello... però teniamolo. Proviamo così. Cos'è che ho pescato? Cosa sta a fare? Perché? Ma... Perché ho due carte nel cimitero? Ah, cos'è che fa? Ah, ok, le prime carte del mazzo me le ha fatte mettere nel cimitero. Ok, allora giochiamo una carta bianca. E vediamo un attimo come continuare. Tra l'altro mi ha bruciato anche un grifone. Ma no, qua... Ogni turno me le fa buttare. Oddio, sembra di sì. Sì. Questo non è buono proprio per nulla. Allora, mettiamo questa e poi devo cercare di giocare questa al più in fretta possibile perché creatura o incantamento, si posso esiliarlo, però... Ok, se questa non è buona proprio per niente, per niente. Ha un mazzo molto misto, tra l'altro, vediamo. Oh dei, 2-3. Non la vedo bene come partita. Questo è 1-4, ma è 1-4. Advocate of the Beast. Allora, giochiamo queste, poi giochiamo... questo è un incantamento. Creatura prende più 1, più 2 a volare. Potrei giocarlo su qualcosa di bestiale. Però, io farei questo. Quante carte mi ha disp... Sì, continua. No, non attacco. Mi frega, sennò. Chi è questo? Oh, dai.
Mi attacca, non credo. Infatti, prenderà un mana. Esatto, scelto da lui. Non mi piace per niente. Devo beccare qualcosa di. Ok. Bueno. Questo posso giocare. Sì. Numero di creature che controllo, però. Ah, no, posso giocarlo solo con. Convoca. Questo. 4 e 1. Facciamo così e distruggo quella per forza. Posso distruggere anche le mie. Esiliato, perfetto, così almeno non. Non rompe più. Se attacco con questo, se me lo blocca. Non muore nessuno dei due. Non succede proprio niente. Quindi andiamo avanti. Ah, di nuovo sta a fare qua. È pieno di ste carte. Però di carte che sta giocando effettivamente non ne ha granché. Se riuscissi a giocare, togliere e tirare fuori una carta buona. Ah, questo mette due soldati più uno più uno. Potrebbe essere buono per poi. Allora, prima mettiamo la carta questa. E ho 3-3. Poi potrei mettere questo e giocare questo. Ce l'ho 5, 2, 7, no. Allora io metterei prima questo. Così quando viene evocata. E poi gli do questo. Ma tanto devo già volare. Non mi conviene dargli questo. E poi non mi conviene tenerne una sola troppo tosta. Dovrei cercare di. Però se attaccassi con tutte e due, non potrebbe fermarmele tutte e due, no? Però non ho poi più nessuno con cui difendere. Quindi no, andiamo avanti. Speriamo di beccare qualcuno di. Sì. Vai avanti. E però questo potrei dargli un più uno, ma sto aspettando di qualcosa di più interessante. Tanto lui non sta giocando ancora niente di chissà che cosa. Allora, questo che è un Wandering Wolf, però non è Beast. Lo metto giù. Questo quanto dà, però? Più uno, più due, più difensivo che attacco. Quello verrebbe un 3-3 con volare. Non è eccelso. Però questo può anche difendere, ha vigilance. Ed è 1-4. Se gli dessi più 1 più 2, avrebbe un 6 di difesa. E un più 2 di attacco. Gli toglierei solo 2 alla volta, però. Allora. 5-2, no, non ho abbastanza carte, adesso aspettiamo il turno successivo e potrebbe già essere qualcosa di interessante. Allora, direi che passiamo. Continuiamo. Aspetta, whenever, sure. Oh dai. Quindi mi fa mettere tutto al cimitero, sta a fare. Ok, perfetto. Ho 4 e 3, direi che posso evocare questa. Sì. Ok. 4, 3, 7, ne servono 7. È un 6-6 con volare, questi non hanno volare, no? No, quindi direi che potremmo iniziare a fare qualcosa di interessante. Posso ben bloccarlo con questo, no?
Oh dai, no, di nuovo questo. Mi farà finire le carte. Allora, giochiamo questo. E a questo punto io giocherei questo sul coso della bestia qua. E attaccherei con i due con volare. Uno. E uno, due. Sì. Ok. Non dovesse saltare fuori qualcosa di grave, potremmo farcela. Ok. Ma sì, perché no? Non voglio utilizzare le carte. Allora. Questi hanno volare, tra l'altro. Sì. Non è male come cosa. Allora, attaccare. Mandiamo questo e questo che hanno volare. E sono altri 9 punti in meno. Ah no! Sono altri 9 e 12 punti in meno. Yeah! Non ci credo! Chiuso! Perfetto! Allora. Cos'è questo? Non ho visto l'altro che abbiamo sbloccato, vabbè. New booster, open booster. Allora, questo non sembra male. Undying. Non mi sembra male. Ditemi cosa ne pensate. Però questo è blu, non ce l'ho io il blu. E questo è quello che ho giocato con cui ho vinto. Però troppe di queste credo di no. Però comunque voi ditemi cosa ne pensate. Credo che potremo chiudere qui per oggi. E cosa sta succedendo? Carica, carica. Beh, surprise. Vabbè, credo che non succeda niente adesso. Di più. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!